Ciao Simona, ma Ciao! come mai quella faccia oggi? Ieri ho fatto una torta, l'ho messa in frigo questa notte e stamattina era sparita. Ah, hai avuto una crisi notturna, una crisi di astinenza da zuccheri allora? Non io, lui. Ciao amici, come state? Oggi voglio iniziare questo video raccontandovi un aneddoto. Tempo fa una signora è venuta da me per una consulenza di naturopatia e mi ha detto che era drogata e aveva bisogno di aiuto. Io sono rimasta calma, anche se la cosa mi aveva un po' preoccupato. E con voce suadente le ho detto di parlare liberamente per mettermi nelle condizioni di capire in che modo potessi aiutarla. Interessante, ti ha parlato di sostanze chimiche e reazioni particolari? No, mi ha detto di essere drogata di zuccheri. Lo zucchero era la sua droga, non poteva farne a meno. Se cercava di smettere, stava malissimo e aumentava sempre di più la dose. Mese dopo mese, anno dopo anno, e anche il peso ne risentiva e tutta una serie di disturbini e disturboni correlati. Allora, prima di tutto le ho fatto i complimenti perché aveva deciso di uscire da questo tunnel. Non è da tutti rendersi conto di essere dipendenti da qualcosa e decidere di agire. Poi le ho raccontato la mia esperienza perché anch'io, diversi anni fa, come molti, ero drogata di zuccheri senza saperlo. E ne sono venuta fuori. E infine le ho spiegato come mi sono organizzata in modo che anche lei potesse fare i primi passi in questa direzione. E oggi voglio condividere con voi le mie prime strategie perché, come dico sempre nei miei video, non si può togliere lo zucchero tutto in un colpo, essendo un alimento che si comporta come una vera e propria droga. E per vedere e capire meglio tutti i danni che causa all'organismo, potete vedere questo mio video cliccando sulla i qui sopra o nel link in descrizione. Ah, ma è per questo allora che io mi metto a dieta, tolgo gli zuccheri e poi rinuncio del tutto, ma non agli zuccheri, alla dieta e torno al punto di partenza. Esatto, funziona proprio così. Chissà a quanti di voi è successa la stessa cosa. Scrivetemelo nei commenti qui sotto perché sono curiosa. Ora vediamo le prime strategie di base che possono essere utili a tutti. Ma prima, lasciatemelo dire, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Iscrivetevi al canale se non lo avete fatto. Basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Bene, ora veniamo alla strategia. Sono consigli semplici, ma se non si parte dalla base, non si possono fare i passi avanzati. Il primo passo è programmare la spesa. Il secondo passo è preparare noi quello che mangiamo. Più cibo fatto da noi e meno pronto possibile. Ma come? Mi aspettavo uno dei tuoi trucchetti furbi. Questi sono due trucchetti furbi. State a sentire. Con la programmazione della spesa si acquistano prodotti senza zuccheri aggiunti e senza zucchero bianco, magari con zuccheri più naturali. E più importante, si decide la composizione dei propri pasti. Con la preparazione del pasto si crea un legame reale con il cibo. Essendo poi fresco e meno conservato, si riducono gli zuccheri aggiunti. Cucinare noi quello che mangiamo è il modo migliore per controllare e decidere la quantità e la qualità dei nutrienti. E più saranno i cibi preparati da noi in cucina, più saremo sicuri di evitare quello che non aiuta la salute, come lo zucchero bianco. Eh sì, bisogna proprio che mi organizzi allora. Questo procedimento è fondamentale. Con questi passaggi il cibo diventa più nostro, fonte di nutrimento e meno oggetto di compensazione emotiva e psicologica. E quando si parla di zuccheri è tutto dire.
questo è il punto debole. Comunque, anche se lo zucchero usato male è fonte di problemi di salute, come vi dicevo, questo non significa che lo si debba criminalizzare. Sapete che io non amo le posizioni estreme. Davvero? Allora qualche dolcetto ogni tanto ci sta. La parola chiave è misura, equilibrio. Ogni tanto un bocconcino di qualcosa di dolce alla fine del pasto è comprensibile e accettabile, sempre che sia uno zucchero naturale sano. Al contrario, una grossa quantità di zucchero nascosto in una torta, in una mousse, nei biscotti, alza la glicemia, altera la digestione e acidifica tutto l'organismo. Questo imbruttisce anche la pelle e la invecchia precocemente. Magari ricordarselo può aiutare a fare le scelte giuste. Evitare i danni dello zucchero non deve essere vissuto come una punizione, ma come un regalo. E in questi miei video trovate altre strategie utili. In ogni caso ne parlerò ancora, perché questo problema della dipendenza è molto molto diffuso. Condividete questo video se volete aiutare anche gli altri a disintossicarsi. E restate sul canale per i prossimi video di salute naturale, naturalmente. Ciao! Più saranno le mie prime... Dobbiamo anche dire che crisi da astinente da...